Buongiorno, io sono Sofia Vettori, sono figlia di Paolo e terza generazione di liutai insieme ai miei fratelli Dario e Lapo. Qui siamo tutti insieme a mio padre, quindi Dario, Lapo e me. E mio nonno Dario I iniziò l'attività di liutaio a Firenzuola, che è un piccolo paese nell'Appennino tosco-emiliano. E qui si vede una foto del 1935, quando iniziò appunto la sua attività. E questa foto fu fatta fuori dal laboratorio, dalla bottega, perché non c'era abbastanza luce all'interno. Quindi portarono fuori tutti quanti gli arnesi e gli strumenti per poter fare questa foto, che fa parte delle foto d'epoca dei liutai italiani anche, perché è una delle poche, diciamo, di quell'epoca. Siamo qui a Francoforte come espositori e abbiamo il nostro stand dove potete vedere viole, violini e un violoncello. Abbiamo portato quest'anno 4 viole, proprio perché le viole fanno parte della tradizione liutaia della nostra famiglia, in quanto mio nonno, prima di essere liutaio, era violista. E quindi abbiamo, diciamo, una grande passione nella costruzione di viole e abbiamo individuato diversi modelli che riescono a soddisfare le esigenze di diversi musicisti, quindi da una viola più piccola come questa, che è un modello Mantegazza, una 40 e mezzo di centimetri, abbiamo una modello Pietro Guarneri da Venezia, che è un 41 e 2, abbiamo una Stradivari, che è una 42, quindi la classica 42, e una Gasparo da Salò, che è anche un pochino più grande di una 42. E come potete vedere, questo legno di queste due viole qui è molto, l'avete, è molto antico, si può vedere. E abbiamo trovato questo abete, erano delle travi di un vecchio tetto di un palazzo di Mantova, e noi abbiamo comprato queste vecchie travi e le abbiamo fatte analizzare all'Università di Viterbo, e in base al campione che abbiamo mandato ci hanno detto che questo legno qui è di un albero delle Alpi del Sud, nato nel 1600 e tagliato nel 1824, che hanno tutto quanto una grande catalogazione. E se si viene mandato un esempio abbastanza grande, e noi avevamo queste travi di un tetto, quindi diciamo avevamo un campione abbastanza grande, ti riescono a dare una datazione certa del legno. E quindi sono strumenti nuovi, appena costruiti, se si potessero annusare si sentirebbe ancora il profumo, ma il suono è già un suono comunque di uno strumento maturo, in quanto il legno è del 1700. Abbiamo una grande attenzione anche, sempre per quanto riguarda i materiali, per l'acero. Per esempio, questo violino costruito da mio padre ha un fondo che è in acero campestre, chiamato anche oppio, che è un acero italiano che cresce in Toscana e venivano fatti crescere questi alberi vicino a delle viti, e quindi le viti venivano fatte arrampicare su questi alberi di acero, e quindi vengono trovati in campagna dalle nostre parti. Sono alberi che non crescono tanto e hanno un legno molto duro ed è molto adatto per costruire violini. Veniva utilizzato anche in antichità, per esempio anche da Stradivari nel suo ultimo periodo, nel momento in cui c'era un embargo con Venezia, quindi non potevano più arrivare i legni dai Balcani, allora avevano iniziato a utilizzare legni locali, come per esempio l'acero campestre. E per cercare di continuare la nostra tradizione, quindi avere anche una quarta generazione, con me c'è il mio bambino Cosimo. Buongiorno Cosimo. Buongiorno. Hai fatto qualche disegno? Sì. Che per passare il tempo disegna, è proprio un bravo bambino. E poi non lo possiamo dire, ma si fa dare caramelle da tutti gli stand vicini, per cui verrà un gran mal di pancia a fine della fiera. Il nostro sito è www.vettorifamily.com. Abbiamo anche la pagina Facebook, che è Vettori Family Violin Makers, quindi potete seguirci e mettiamo via via le nostre ultime creazioni.